il cinema di Sorrentino e anche il cinema di Martone hanno coinciso con gli inizi della mia attività al cinema e quindi sono molto legato a quei film, questo sicuramente, ma per esempio questo che è nelle sale adesso è un film di cui andiamo molto orgogliosi per mille ragioni che sono anche evidenti, insomma, perché è campione di incassi. Io penso che sia dovuto alla curiosità che ha destato all'inizio, il fatto che si recitasse insieme Ficarra, Picone e Dio, che a qualcuno addirittura poteva fare, devo dire, pochi, storcere il naso, e invece proprio questa originalità, del cast, l'originalità della storia, cioè di immaginare che siano due poveri Becchini con la passione per il teatro a far scattare, e questa è ovviamente fantasia, a far scattare la molla per cui porta a compimento quella che ha sempre chiamato una stranezza, Pirandello prima che diventasse sei personaggi in cerca d'autore. Credo che il congegno narrativo e poi ovviamente anche l'abilità nel metterlo in scena, siano le ragioni del successo. C'è un film che sorprende perché non fa parte della routine dei film che a volte si vedono a cinema e di cui credo una buona parte del pubblico italiano sia un po' stancato. Grazie dell'accoglienza, grazie mille. Io sono passato per fare un saluto e augurarvi una buona visione di un film che ormai è un film di un po' di anni fa. È felice l'idea degli organizzatori di questo festival di mettere nella stessa serata il primo film, anche se il mio primo film non è esattamente questo, perché il mio primo film è stato Morte di un matematico napoletano di Mario Martone. E di mettere insieme il primo e l'ultimo, quello che adesso è nelle sale. Però a questo film io sono molto legato perché, come potete facilmente immaginare, è stato l'inizio di un binomio dove, diciamo, Sorrentino ed io ci siamo fatti del bene a vicenda. Non riesco più a trovare formule per raccontare la relazione tra me e Paolo, e non è così frequente che un regista e un attore facciano sei film insieme, forse anche qualcun altro in futuro, chi lo sa, e al punto tale che poi quando Sorrentino ha voluto fare il suo film più personale, mi ha chiesto di fare suo padre, quindi qui, nel film che vedrete stasera, per chi non l'ha mai visto, è l'inizio di un rapporto, è l'opera prima di Sorrentino che lo mise all'attenzione della critica, poi quello che abbiamo fatto dopo, Le conseguenze dell'amore, lo portò al Festival di Cannes, alla ribalta internazionale, però qui già c'è qualcosa che poi possiamo riconoscere come la cifra del cinema di Sorrentino. Un grande personaggio al centro del film, qui siamo in due, io e Andrea Renzi, una capacità dialogica veramente rara e soprattutto, cosa che fa felici gli attori, una capacità di scrivere dei monologhi, in particolare io sono molto legato a quello con cui il mio personaggio si congeda, dal film, il Toni Pisapia cantante, perché sono due Toni Pisapia, uno è calciatore e uno è cantante. Tra l'altro uno dei pochissimi film di questa terra anche avvelenata dal calcio, oserei dire, quanto però mi piace, ma insomma non in termini di veleno come accade per lo spettatore, il meglio, è uno dei pochi film che si occupano di calcio, stranamente in Italia. E sì, con questi straordinari monologhi, tant'è vero che credo che ci sia qualche teatro in giro per l'Italia che sta cercando di mettere insieme tutti i monologhi. Farli in forma scenica, insomma, dei personaggi di film di Sorrentino. E qui lui era molto giovane, scrive già questo bellissimo monologo con cui il personaggio che ho avuto il piacere di interpretare si congeda al pubblico. Buona visione, ci vediamo dopo. Grazie.
Sono due cose molto diverse, il teatro e il cinema, profondamente diverse. A volte confonderle può generare delle confusioni che non fanno bene né al cinema né al teatro. Sicuramente il lavoro di palcoscenico lungo consente ad un attore una tale frequenza con i copioni, per cui le sceneggiature magari si leggono con un allenamento e un'attenzione maggiore. Secondo alcuni registi che hanno lavorato molto spesso con attori di derivazione teatrale, esiste una disciplina e un metodo di lavoro più disciplinato, diciamo. Però, insomma, poi ci sono attori di cinema che non hanno mai fatto teatro, che sono degli straordinari attori, quindi eviterei che questi confronti stabilissero poi delle graduatorie, no? Io faccio teatro contemporaneamente al cinema, non ho mai considerato il teatro un'anticamera per poi passare al cinema.